ragazzi, allora benvenuti di nuovo nella mia cucina. Dopo un bel po' di tempo, benvenuti nella mia cucina. Fa molto Benedetta Parodi, chi è che lo diceva? Comunque ragazzi, oggi voglio andare a provare a fare insieme a voi un piatto che, oh mio Dio, mi era piaciuto da morire. Sono andata, come avete visto da un paio di video fa, sono andata al Modena Nerd di recente e a pranzo avevo mangiato degli onigiri. Onigiri si direbbe, mi sa, ma non ce la faccio a pronunciarlo giusto. Ed erano, ragazzi, delle cose spaziali. Erano fatti da questo stand che si chiamava Onigiri Mania, mi pare. E ragazzi, complimenti se state guardando questo video, siete bravissimi. Io ora, ragazzi, andrò a provare a rifare le stesse cose. E spero di rivederli in qualche fiera, perché così mi ingozzerò di nuovo da loro. Allora ragazzi, che cosa dobbiamo andare a fare? Per prima cosa, la cosa più importante per queste pietanze, che se non lo sapete sono quei triangolini di riso giapponesi con l'alga che si vedono spesso anche negli anime. Quelli li avevo già fatti, quelli più base, ma questi invece sono abbastanza particolari. Non so se sono ricette che si sono inventati i ragazzi dello stand o se sono effettivamente delle vere ricette per onigiri di tipo giapponese. Ma non importa, perché ragazzi, vi giuro, erano troppo buoni, quindi adesso vediamo. Per prima cosa dobbiamo fare il riso. Il riso va fatto alla maniera giapponese, orientale, diciamo, non bisogna cuocerlo in modo normale. Io ho usato la cuociriso, se voi non l'avete, vi lascio qui il video che avevo fatto sugli onigiri quelli normali, perché vi faccio vedere come si fa con una pentola normalissima, visto che si può tranquillamente fare anche così. Ora che ho fatto il riso, che va bene per entrambi, beh, vediamo un po' di fare. Partiamo dal primo. Allora, per questo servirà, oltre al riso, la salsa teriyaki, delle mandorle a scaglie, non le ho trovate quindi dovrò spezzettarle mano a mano, non vedo l'ora, del salmone che andremo poi a cuocere con la salsa teriyaki e l'alga, oddio, si chiama alga nori quella che va messa intorno. Allora, io non so di preciso che tipo di salmone usano, quindi ho preso un pezzo di salmone surgelato e adesso lo dobbiamo andare a cuocere. E dice salmone cotto in salsa teriyaki, quindi come tutto quello che faccio in questo video io provo a inventarmi il metodo con cui lo fanno, perché appunto ovviamente non lo so qual è la ricetta specifica, non posso copiarla da nessuno. Quindi adesso vado a cuocere questo salmone e devo farlo diventare letteralmente una pappetta. Penso che si possa proprio definire una pappetta, perché li vedevo sul camioncino mentre li preparavo e avevano questo pesto di salmone tipo. Ok, allora, qui c'è il salmone, ora provo un attimo a disfarlo in pezzettini prima di partire con la cottura. Ma che consistenza strana, perché non riesco a distruggerlo? Come se ci fosse una patina dietro quasi. Sarà più difficile di quanto pensassi, secondo me, farlo diventare una pappetta. Allora, vado a metterci della salsa teriyaki e beh, devo andarlo a cuocere. Oh mio Dio, ne è sceso una tonnellata e mezzo. Molto bene ragazzi, questa cosa finirà male. Ma ragazzi, io più lo mescolo, più lo cuocio, meno capisco come farò a farlo diventare una pappetta. Forse non lo so, magari non dovevo usare questo salmone. Magari dovevo usare il salmone in scatola, esiste il tonno in scatola, esiste anche il salmone in scatola, quindi magari dovevo usare quello, anche perché di tonno usero quello, quindi... Magari addirittura lo frullano, no dai, non credo, non lo so ragazzi, sono confusa. Non so ragazzi, cotto è cotto, io provo a farlo raffreddare e poi provo a spappolarlo di più con le mani, davvero non saprei cos'altro fare. 20 minutes later. Allora, ho lasciato passare un po' di tempo, si è raffreddato, nel frattempo mi sono messa con il pelapatate a tagliare a scaglie le mandorle. Vi ho risparmiato questa mentre lo facevo, perché non è proprio emozionante. E qua l'ho cercato di spappolare il meglio possibile con il cucchiaio di legno. E onestamente, cioè ragazzi, ok, quando l'ho visto fare avevano una pappetta, ma l'importante è il sapore è buono, quindi anche se non è una pappetta non mi interessa, facciamo che va bene così. Adesso dobbiamo prendere il riso. Quindi eccoci qua con il riso, con l'alga nori. E ora che abbiamo il ripieno possiamo fare il corpo principale dell'onigiri. Dunque vediamo, mi bagno le mani. Prendo con le mani un pochino di riso.
non voglio farli abnormi come li avevo fatti l'altra volta, che avevo fatto degli onigiri proprio giganti. Prendo una pallina e quando era la dimensione che mi va bene, tipo adesso, allora devo cercare di schiacciarla. Vedete, schiacciando così con le mani, devo fare un buco perché devo metterci il ripieno, che è appunto il salmone cotto in salsa teriyaki. Prendo anche con le mani, non mi importa. Ok, schiacciamo bene. Ora devo, mamma mia, forse non ho messo troppo, perché ora devo riuscire a richiuderlo. Prendiamo un altro po' di riso. In questo momento sto invidiando molto quelli del banchetto dei nigiri, perché loro avevano lo stampo e io non ce l'ho. Ho visto che bisogna comprarne tipo su Amazon, ci sono tipo 10 stampi, ma io non ne voglio 10, ne volevo uno o due, to. Ok, sono riuscita più o meno a compattarlo, ora devo cercare di fare la forma triangolare. E ho visto farlo da una ragazza giapponese, e come faccio a spiegarvi? Mettete la mano così proprio, a triangolino, e l'altra mano così. Ora dovete, con la mano dobbiamo darvi la forma. Triangolino e poi giriamo. Triangolino e poi giriamo e via così. Ecco qua, vedete che ha forma di triangolo? Ora prendo un pezzo di alga nori e dobbiamo metterlo sul nigiri, o nigiri, non mi ricordo più. La parte più lucida deve stare all'esterno, sì. Quindi facciamo così, guardate che carino. Bene, ora rimane la parte esterna da decorare. In che senso? Nel senso che sopra all'onigiri ci va la salsa teriyaki e le scaglie di mandorle. Ora io sono un po' confusa, perché la salsa teriyaki che ho visto usare era molto cremosa e quindi rimaneva sopra all'onigiri, rimaneva sopra letteralmente. La mia invece è completamente liquida, quindi se ce la mettessi sopra verrebbe completamente assorbita e non si vedrebbe nemmeno più. Quindi proverò a far caramellare un po' la salsa teriyaki per farla diventare più solida, più densa. Non so se funzionerà, ma ci provo. Io non credo proprio che stia funzionando, però insomma ci speravo, perché gli ingredienti, beh, sono più che altro zucchero di questa salsa, quindi speravo caramellasse, ma non lo so, io aspetto ancora un po', poi boh. Un attimo, ma stava funzionando. Un pochino più densa di prima lo è, vedete. Ah, allora vado avanti. Ma mentre lo faccio, io preparo anche il ripieno per gli altri onigiri. E che cosa serve? Servirà semplicemente del tonno, io uso il tonno in scatola, va benissimo secondo me, e la maionese giapponese. Cosa cambia da quella normale? È diversa, ragazzi, è molto più saporita e molto molto buona. Allora, ok, salmone, sì, buonanotte, tonno! E maionese. Quanta? Non lo so, completamente a caso. Ok, così va benissimo, vedete, proprio una cosa molto semplice questa, decisamente. E la consistenza è bella pappettosa, pappettosa, nuovo termine culinario di Erika, kawaii. E questo era molto semplice, adesso faccio gli onigiri anche con questo. E dopo andremo a decorare entrambi gli onigiri, appunto. Vado a mettere del ripieno. Ne ho preso troppo di nuovo. E richiudo. Triangolino. Eccolo qui. Metto l'alga. E ora dobbiamo decorare. Allora io parto decorando questo qui con la maionese. Ecco, se avessi una confezione di maionese di quelle che si spremono sarebbe molto comodo, perché ora come faccio? Tecniche inventate dai migliori chef, signori, però sto facendo lo zigzag di maionese. Ok, facciamo che va bene così. E questo ingrediente non ve l'ho ancora fatto vedere, da metterci sopra ci vuole. Questi sono i pezzettini di cipolla fritta, che sono buonissimi. E li metto sopra così, alla cavolo. Eccolo ragazzi, questo è il primo, cioè in realtà è il secondo che abbiamo fatto, ma non importa. Quindi ha dentro tonno e maionese, fuori a maionese e maionese giapponese e pezzi di cipolla fritta, che buono! Ora invece posso decorare quello con il salmone e la teriyaki, perché sono riuscita a far diventare cremosa la teriyaki, sì, quindi non so bene come farla questa cosa. Vedete che ora è cremosa. Sì, beh, ok, non sono la persona più brava del mondo a decorare, lo ammetto. Infine, le scaglie di mandorle. Eccolo ragazzi, eccoli, sono pronti entrambi.
guardate quanto sono bellini, mamma mia, no vabbè ragazzi, sono commossa, sono bellissimi, ma ora la prova più importante, saranno anche buoni? Bene, io spero vivamente che siano buoni, anche perché visto che avete visto che ho fatto molti ingredienti, quantità di ingredienti notevole, li faccio anche per cena, ne faccio altri. Allora, assaggiamo. Assaggio prima quello con teriyaki, salmone e mandorle. Allora, la parte sopra con teriyaki e mandorle è buonissima, ma la teriyaki è un po' piccante, di solito forse no, questa sì. Sentiamo anche la parte con il ripieno. Allora ragazzi, non è strabuono del tipo che ne mangerei 10.000 al giorno come quello della panzarella, ma è veramente buono, oh mio Dio, dovete provare a farlo, molto buono. Ora sono curiosa anche dell'altro, perché anche l'altro era buonissimo. Oh mio Dio ragazzi. Ok, questo onestamente mi sembra identico quello della bancarella. Mi piace da morire, questo sì che ne mangerei un milione, buonissimo, mio Dio. Ed è anche più semplice da fare. Quindi, oh mio Dio, provate a farlo assolutamente e cercate di procurarvi la maionese giapponese, lo trovate io nel negozio, in un negozio asiatico, come quasi tutti gli ingredienti qui. Sesco, ragazzi, questo con il salmone è da 8, questo con il tonno è da 10. Mi fa impazzire, è buonissimo. Bene, ragazzi, sono stra soddisfatta, adesso vado a fare gli altri per cena. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!